me bisogna evitare di prendere in giro gli italiani. Quello che noi stiamo vedendo da un anno a questa parte è una gigantesca presa in giro degli italiani, a cui ogni volta si dice che si possono fare delle cose in più spendendo più soldi che effettivamente non ci sono. E si racconta sempre agli italiani che tutto quello che sta facendo il governo produce più lavoro e più crescita. Mi sembra, magari è una percezione mia, ma i dati dell'economia lo confermano, che gli italiani a queste cose non credono. Cioè c'è una diminuzione della fiducia, c'è una diminuzione dei dati oggettivi sull'occupazione, sulla produzione industriale. E quindi su questo il governo dovrebbe ragionare, invece di continuare a spararla più alta, c'è cioè la procedura di infrazione e loro annunciano che abbasseranno le tasse senza spiegare dove trovano i soldi. Questa è l'ultima, ma ne abbiamo viste tante volte annunci fatti in questo modo, dovrebbero essere onesti con gli italiani e dire dove prendono i soldi. E su questo non ci sono risposte se non le risposte che abbiamo sentito dai mini bot a quello che abbiamo sentito poco fa in televisione, cioè facciamo più debito. Ma se si fa più debito, non siamo credibili. Noi dobbiamo 2.500 miliardi di euro a debitori in Italia e all'estero, e a questi debitori non si può rassicurarli dicendo che si spenderà di più facendo più debito. Ho capito, Questa è ma la lo dite voi realtà. che avete Allora, impennato il non si debito può, pubblico da non quando si Renzi ha può. fatto il Presidente del Mi scusi, Consiglio non fino si a può 2 anni dire che si fa? vogliono Ma da pagare quel pulpito i arriva la debiti della predica? pubblica amministrazione facendo più debito, per Ma esempio. non Non si si dice può dire neanche che in un questo. anno Mi si sarebbero spiace. azzerati i debiti della pubblica amministrazione come ha fatto l'ex Presidente del Guardi, Consiglio noi li Matteo abbiamo Renzi e poi non l'ha ridotti da fatto. 90 miliardi Benissimo, a li 30 avete ridotti, ma miliardi non è stato con la sufficiente questo. collaborazione Non è delle stato opposizioni. sufficiente, Non è stato assolutamente. sufficiente, ma non abbiamo Avevate mai detto che detto che facevamo più voi debito. avreste azzerato i debiti della pubblica amministrazione Anche verso i liberi qui lei non professionisti sta e verso le rispondendo alla attività domanda di prima. economiche. Con Non che l'avete fatto, soldi le solite chiacchiere del abbassate Partito le tasse? Democratico che non Con sono che corrisposte ai soldi fatti. abbassate le I soldi tasse? li troviamo Dove? grazie al gettito fiscale in più che abbiamo registrato in questi primi mesi, con 1,5 miliardi dovuto all'emerso che finalmente si è registrato grazie anche alle nostre politiche di incentivo verso la fuoriuscita del nero e grazie anche alla nascita di migliaia di nuove partite IVA, perché grazie alla flat tax al 15% per tutti quei fatturati che arrivano a 65 mila euro, noi siamo riusciti a dare più ossigeno all'economia e se vogliamo Ma se ci applicare lo sono. stesso sistema anche per le persone fisiche, per tutti quei redditi che arrivano fino a 50 mila euro, voi non dovete opporvi a questa nostra azione politica, perché dovreste essere contenti, perché grazie a questa nostra azione, quando verrà attuata, noi faremo ripartire l'economia italiana. Dobbiamo usare del debito, Però io siamo contenti a usare il debito posso per dare farle una una risposta domanda? diretta ai bisogni degli italiani, Sì. cosa che Le voi non voglio avete fare una fatto. domanda, solo una domanda, insomma, che non è originalissima. Flat tax, insomma, indipendentemente da come sarà fatta, per quale Ci sono delle soglia, bozze. per quale platea, diciamo, di destinatari. Però diciamo che questo non bisogna essere esperti economisti per saperlo. Nella fase iniziale la flat tax fa abbassare il gettito nei confronti dello Stato, cioè Ma ci vuole iniziale. nella fase iniziale. Dove li trovate quei Allora soldi? voi L'ho fate una grande detto scommessa, prima. non c'è dubbio che la vostra è una grande scommessa, per il PD è un azzardo terribile, ma insomma, per i vostri È un detrattori. attentato allo Stato quasi. Allora, io quello Beh, che le perché con quei chiedo, soldi si pagano i servizi che sono di guarda tutti gli bene, solo un italiani. attimo, quello che le chiedo, ovviamente siccome nella fase iniziale si rischia una perdita del gettito, non è che l'Europa che già ci chiede una procedura di infrazione per 3-5 miliardi sarà muta, nel senso. Bisogna essere consapevoli anche di cosa questo vuol dire, al di là dell'Europa, dei mercati che venivano citati prima, che ci danno i soldi, ci prestano i soldi. Nel senso, c'è la consapevolezza di tutto questo, C'è la ovviamente. massima consapevolezza, noi abbiamo grande rispetto nei confronti dei mercati, abbiamo grande rispetto anche nei confronti dell'Unione Europea, ma visto che l'Italia è uno degli stati che dà più soldi all'Unione Europea insieme ad altri, noi pretendiamo di avere un certo rispetto. Il Partito Democratico, quando era al governo, aveva barattato la flessibilità fiscale in cambio dell'accoglienza di circa 700 mila immigrati. Noi non baratteremo mai la sicurezza nazionale in cambio di flessibilità di bilancio.
E proprio per questo noi andiamo in Europa seriamente dicendo: noi diamo N miliardi ogni anno all'Unione Europea, in cambio vogliamo però più flessibilità per un determinato contingentamento da un punto di vista tempistico, per finanziare delle manovre che nel medio e lungo periodo daranno quell'ossigeno all'economia italiana, capace di abbassare il debito pubblico, come sta facendo Trump negli Stati Uniti. Un alleato in Europa che appoggerà questa vostra richiesta. Lei mi dica quali erano i vostri alleati, lei mi dica quali erano i vostri alleati in Unione Europea quando governavate voi il paese. Oggi noi non siamo più a governo. Siete voi che dovete trovare gli alleati. Ma vi rispediva gli immigrati da 20 miglia. La Germania si voltava dall'altra parte, quindi voi avete fallito, però adesso dateci la possibilità di governare nel futuro, non speculando tra l'altro sullo spread. Perché, passato, la cosa che mi fa male però è che certe dichiarazioni di alcuni rappresentanti del Partito Democratico sono totalmente finalizzate a far aumentare lo spread. No, perché loro hanno l'unico obiettivo di far cadere questo governo che è stato votato ed eletto dai cittadini italiani, gli dà fastidio, quindi speculano su questo aspetto economico.